La soddisfazione per le buone indicazioni offerte dalla squadra lunedì scorso nell'amichevole vinta al Paolo Poli di Molfetta contro l'ambiziosa realtà biancorossa di eccellenza. La convinzione, soprattutto, di aver operato bene sino a questo momento sul mercato con innesti mirati di qualità ed esperienza. L'organico della Fidelis, si sa, resta ancora da completare con l'inserimento degli ultimissimi tasselli, ma il presidente Aldo Roselli commenta con positività ed entusiasmo l'operato del direttore sportivo Vincenzo De Santis. Al mercato ci siamo mossi col direttore sportivo De Santis proprio in quel senso. Insomma, l'abbiamo visto, insomma, ci sono delle belle soluzioni alternative. Dobbiamo fare ancora qualche piccola cosetta, la dobbiamo fare. De Santis sa quello che deve fare. Devo dire che sono contento, a parte l'amichevole, quindi il valore che può avere, ma per il gol del 2001 di Nannola, ha fatto un bel gol, un bel sinistro a giro, diciamo è soddisfacente. L'Andria non è affatto un mistero, è alla ricerca di un terzino mancino juniores, un 2001 insomma da affiancare a Salvatore Salimbè, in modo tale da avere una coppia per tutti i ruoli. Io parlavo col direttore, qualcosa dobbiamo cercare di mettere dentro ancora numericamente, cercare di creare delle coppie. Abbiamo bisogno di trovare un esterno sinistro basso in quota e poi vedere più avanti con calma se è il caso di inserire qualche over davanti. Stiamo lavorando a questo, infatti sono stato nella capitale proprio per cercare di concludere due trattative che abbiamo messo in piedi, di concludere almeno una su queste due. Speriamo di arrivare in porto e di portare questo terzino. Continuerà ad indossare la maglia della Fidelis intanto Alessandro Petruccelli, che ha firmato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto con l'Andria. Ha lavorato con i suoi compagni di squadra sin dal ritiro di Alfiadene in Abruzzo e, nonostante qualche proposta ricevuta da società professionistiche, ha deciso alla fine di restare in biancazzurro. Presto la Fidelis potrebbe completare proprio il reparto di centrocampo con Alessandro Catalano, classe 2000 ex Virtus Francavilla, che ha già giocato con buoni risultati anche l'amichevole di lunedì scorso con il Molfetta. Ha fatto una buona prestazione di personalità, smistando tanti palloni, giocando con entrambi i piedi, non mi è dispiaciuto affatto. La prossima amichevole della Fidelis è fissata per domenica pomeriggio alle ore 17 con l'Unione Calcio Bisceglie, altra realtà di eccellenza. Confermato pure il test del 14 agosto con la Fortis Altamura.